E mica tu dovrei potenziare un paio di cose, mi sa. In Oh, it's you. realtà volevo farmi anche questa, sì, è vero. Serve il Focke Army Blue, chissà se serve sempre. Ma quello posso fermarlo, penso, comunque andando da... Questa sarà un'arma decente. Boh. Io ancora non ho capito questa cos'è. Usa l'MDF che ne ho bisogno per questo in realtà. Provalo a trovarle di guerra metallo verde lì. Vabbè, questa posso farla. L'LD metallo verde lì ne ho trovato una marea. Va bene. Senti, andiamo a fare un giretto. In realtà vorrei battere il mini boss che c'è qua. Perché mi dà metallo verde, lei è sicuro. Bene. Già che ci siamo qui, dobbiamo rifornirci di un paio di cure. Intanto sappiamo che qua sono gratis, non c'è un cazzo di nessuno, se no magari uno che è invaso. Ma infatti è qua. Niente di che. Cosa che mi dà in cambio? Lo useremo contro quel tipo lì. Fammi vedere com'è che va. Una strana arma. Iniziamo a collezionare belvine. Non si può saltare questa cosa, vero? No, dobbiamo sempre affrontarla così, vabbè. Ho capito cos'è il Baldock, comunque un coltellino di merda che... Non so se potrei usare mai, in realtà come cazzo faccio a usarlo? È troppo corto, cioè. Guardate. È rapidissimo, eh. Però c'è una gittata che è paurosa. Guarda che non riesce a colpirlo neanche da lì. Vediamo cosa fa. Una serie di attacchi quasi inutile, ma vabbè. Sai che quella volta con quel cazzo di fungo... Era stata veramente una passeggiata. Ovviamente non devo sottovalutare. Vabbè, muori. Quei funghetti che ti aumentano l'attacco, che lo dava? Era la morte di di una belva, ma non mi ricordo quale di preciso. Ah, facciamo così. Questo viaggio io ho bisogno di prendere un po' di materiale, quindi... Però lì, cioè, devo per forza andare da sopra e scendere. C'è nessun modo per andare a destra, effettivamente. Sapete che non so che giro fare, se andare qui e poi scendere, magari andare al massimo al 14, oppure andare qua a Kamoto e poi scendere e vedere cosa c'è là. Non so, quasi quasi vado al piano 11 quell'altro, Kamoto lì. Perché dovrebbe esserci il timbro lì al coso 11. Per forza, cioè, deve esserli da qualche parte. Non l'ho trovato finora, quindi... Ah, già. Cioè già da qua fate un male cane voi, eh? Io non capisco perché faccia così male quest'arma.
realtà non capisco come tutte le armi iniziano a fare così male. Qui ci sono mai stato? No, perché non ho mai visto sto tipo qui. Quindi mangio il topo piuttosto. Ah, è per evitare il veleno? Vabbè, dai, con una cadutina così. Fammi il piacere. Ce n'è sempre una marea. Io il cotone lo prendo perché secondo me posso aumentare qualcosa, ma... non so se effettivamente è giusto in realtà. Vieni con me tu. Mi iniziano. Oh, c'ho ancora la testa attaccata. Sì, è questo giusto. Cos'è che mi sto seguendo? Ah! Era la testa che è scomparsa. Sì, sì, mi becco il veleno mortale, non è che me ne frega tanto. Basta vomitare, subisci 10 danni, però riesci a prendere qualcosina. Due animaletti che comunque fanno qualcosa. Ecco qui i materiali che mi servivano. Cos'hai in mano? Ah, il coltellino di merda. Materiale. Il ferro si trova abbastanza facilmente, in realtà. Non c'era un modo per salire qui. Niente da fare, proprio sono loro che fanno una marea di danno. Chissà per quale cazzo di motivo devono far così tanto danno. Veramente esagerate. Capisco quelli a livello 700, ma questo non è al 700. Cioè, porca puttana. Quelli a livello 79 è un conto, ma questo qui è a livello 49. Che cazzo fa a farmi così tanti danni? Oh. Ma abbiate un po' di equilibrio, porca troia. Ma che devi andare, piscetto? Sai che ti devo mangiare? In realtà preferisco mangiarmi che sto. Forse non era preferibile mangiarsi lui. Perfetto. Perché mi fai la rotolata verso di lui? T'ho detto scappa lì indietro e mi fa la rotolata verso di lui. E sei un figlio di puttana! C'è ovvio che ti fai colpire, porca puttana, gli fai una rotolata addosso. A chi avresti mirato, scusa? Guarda che... complimenti, ben 4 con la spada, eh? Non è che siete stronzi, no? Siete di più.
Senti, andiamocene via. Io ancora devo vendere tutto. Ultimamente sto facendo una fatica enorme a passare, no? Andare avanti, quindi tanto vale andare direttamente al piano 19 e tentarla tutta. Però senza cure stavo andando. Fatto è questo, se io anche salgo dal piano 20 da qui, dove cazzo vado? Mica c'è il boss in quella punto lì. Come non credo. Le può avere questo sparachiodi, lì c'è un... Oh no, non ricordo, è qui che c'era la... La puttana mini boss, no. C'ha le scale per scendere. Qui dietro niente di niente, fantastico. Perché questo piano sembra tanto come l'undicesimo? Altre scale per scendere. Ah, c'era già la trappola qua. Questo mi serviva, tra parentesi. Oddio. E che gli rotola addosso per quale motivo? Le hai appena fatto danno, le hai appena... Tu non ti avveleni, immagino. Mi miri resti? Perché non me li mirava. E le lumachine sono morte tutte. Non è giusto, volevo prenderle per curarmi. Ma dai, come cazzo? Bello. Potente soprattutto. E costa 5.000 sta merda. Thank you.
che scontro epico. Ah, mi hai preso. Sì. Ma per tua mamma. Anche per una volta riesco a fare un backdrop. Wow. Pezzo di merda. Ehi. Come l'ha ammazzato? Vabbè. Sai che servono due calci per provarlo, però niente. Minchia se si vede la differenza. Là c'è uno stronzo, ma ce n'è uno anche qua sotto. Per il culo, vero? Cioè, gli ho piantato una cecchinata, si è fatto niente, 70 di danno. Facevi più con la balestra. Quell'ombra lì mi preoccupa, questo coso. Preferirei non farlo al momento. Ah, è rivolto verso di me. E mi sente come un... come se nulla fosse. Vabbè, se ti ripari ogni volta in ritardo, a me va bene. Un progettino. Ma soldi, c'è una valigetta che non ho mai preso. Da dove? Da qua sotto. Salve anche te, motorino. Perché ho tre lumache crude? Oh, le scale. E ora mi fa paura. Dove cazzo vado, di preciso? Aha. Devo scendere e poi risalire. Fantastico. Uno con il mitra.
sinceramente non mi fido di andare lì. Oh. Ah beh, fai schifo. Ma che cazzo. Scusa, tutti i primi proiettili dove sono andati a farsi fottere? No? Perché non posso fare... Ah. E mori, canta cazzo di vita c'hai. Tre attacchi mentre eri per terra, eh. Buttiamo via anche questo. Ehi, preciso dove minchia è questo qui? E mica è difficile, cioè facile prenderlo. Vieni qui che mi puoi essere utile. A proposito. Magna Estova. Ah. Che cosa ha in mano? La doppietta, fantastica. Au. Sistema di mira è peggiorato. C'è un altro pesciolino qua? Eccolo. Macchine. Stai scherzando? Quante minchia sono? Guardalo. Ah, mi sa che questa qui è la posizione perfetta apposta per distruggerli. Io ho paura di usare questa, sinceramente. Non vorrei ammazzarmi da solo. Complimenti. Tanto quest'arma si distruggerà prima ancora di... finire le munizioni. Wow. E potevo addirittura saltarli. Vabbè. Questa zona? Non ricordo di averla mai fatta. La vedo qualcosa. Thank you.
Meno dire che adesso... Perché l'ho ammazzato? Da qui però non vedo nessuno. Oh cazzo. Bella mira. Fortuna non avere neanche un'armatura. Beh, qui non dovrebbe esserci nessuno, no? Visto prima. Un funghetto da vendere. Diciamo che non è incoraggiante sta cosa. Oh, buono questo. Ricarica e attacchiamo finché abbiamo il 50% in più. Perfetto. Sfruttato le meraviglie. Perché per cambiarmi arma dovresti... Beh, progetto di merda. Oh, questo va bene. Sento un rumore che non ho mai sentito prima, sinceramente. Non è lui. No, non dirmi che mi puoi attaccare da là sopra. No, 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 no. Ah!
finché posso fare qualche danno. Questo è il problema, che non riesco a colpirlo. Allora eri capace di salire. Perché non scendi di nuovo, brutta merda? Oh no, c'è un altro. Io non andrei avanti finché non ho sconfitto questo, ma... C'ha una mira assoluta, eh? Dai. Però l'ha schivata. È difficile questo metodo di mira, dai. È più intelligente di quel che pensavo, non ci sei riuscito fin prima, adesso ci riesci perfettamente tutte e due. Dove... Me lo mireresti? C'ha una mira anche questo qua, eh? Alleluia. Mi faccio male se cado da qua, ho paura. Sì. Vabbè, non neanche tanto. Questo piano finisce oppure no? Perché direi che è da un po' che sto continuando. Oh là. E che cacchio. 3 anni per arrivare fin qui. Grazie per aver seguito il video, se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere, inoltre se non siete ancora iscritti vi ricordo di iscrivervi qui sotto e noi ci vediamo alla prossima!